Sogeita è un sistema integrator che opera nel settore dell'information technology su tutto il territorio italiano. Siamo focalizzati su delle soluzioni nostre proprietarie, in particolare sulla gestione documentale. Abbiamo sviluppato qualche anno fa un prodotto che si chiama Poseidon, il quale sta portando su tutta la pubblica amministrazione centrale a livello italiano delle soluzioni interessanti, dei ritorni, dell'investimento con degli obiettivi di primaria importanza. Ho il piacere di presentarvi l'ingegner Tommaso Guastamacchia, direttore generale del sesto reparto di Segre Difesa, che vi darà dei dettagli maggiori sul progetto sviluppato assieme presso Segre Difesa. La missione della difesa è macroscopicamente formata da due aree, un'area tecnico-operativa che comprende le forze armate e comprende anche gli stati maggiori di forza armata e un'area tecnico-amministrativa governata essenzialmente dal segretariato generale della difesa, nel cui ambito come sesto reparto io ho la responsabilità anche dell'informatica gestionale e quindi di tutti i programmi afferenti a questa materia, nonché delle risorse finanziarie messe a disposizione per questo tipo di attività. Il progetto di dematerializzazione, gestione documentale e firma digitale è un progetto che ha visto interessato la nostra amministrazione da un certo numero di anni. È entrata in vigore la legge del codice dell'amministrazione digitale dal gennaio di quest'anno e questo chiaramente ha dato una leva importantissima e essenziale, perché ci sono delle scadenze previste per legge da cui le amministrazioni devono ottemperare. Abbiamo potuto scoprire il prodotto di Sogeita Poseidon, molto efficace nella fase della dematerializzazione della documentazione. Questo percorso ci ha consentito di poter inserire gradualmente vari elementi di organizzazione di tutta la struttura, sia con l'elaborazione del documento informatico previsto dalle regole del codice della missione digitale, quindi valido a tutti gli effetti come documento cartaceo, e sia di gestire la documentazione cartacea che nel transitorio naturalmente coesiste e attraverso proprio questo processo di dematerializzazione veloce e certificato, supportato da Poseidon. Abbiamo quasi completato ad oggi tutte le strutture dirigenziali di prima fascia del segretariato generale con il protocollo informatico, con l'archiviazione automatica, col protocollo automatico e con la firma digitale. Quali sono le difficoltà che abbiamo incontrato e che incontriamo ancora? Innanzitutto le interfacce con gli altri enti e le altre amministrazioni, e poi ci sono dei problemi di carattere culturale, e lì stiamo lavorando moltissimo con corsi di formazione. I risultati è già una discreta e ci auspichiamo sempre maggiore riduzione della carta, recupero di risorse di personale, riduzione di costi di corrispondenza, quindi i primi risparmi si cominciano a materializzare. Parallelamente a questo inserimento del protocollo informatico e della gestione documentale, stiamo creando con questa struttura il riferimento per l'inserimento di applicativi verticali e la possibilità di interagire con le industrie per l'ottenimento della classificazione dei prodotti da loro forniti, con un sistema che interagisce automaticamente con la nostra amministrazione basandosi sempre sull'accettazione del documento informatico e del protocollo informatico. Siamo soddisfatti anche perché la soluzione che abbiamo individuato ci sembra costo-efficacia di molto interesse. Siamo orgogliosi di essere stati nominati tra i finalisti del concorso Premio Innovazione ICT Tecnologica qui a SMAU 2011 e soprattutto fieri di essere stati premiati tra i finalisti come società proponente del progetto dematerializzazione per il Segretariato Generale della Difesa.